In compagnia di Gianmarco Tognanzi, che è, stato, eh, che è il protagonista del film Cecenia sulla vicenda di Antonio Russo, eh, vogliamo soffermarci con lui ehm, per Liberi TV, per tutti gli ascoltatori, soprattutto sulla parte che ci ha poi eh, rivelato nel dibattito successivo, che c'è stato subito dopo la proiezione cioè il fatto che l'incontro con il personaggio, con la vicenda di Antonio Russo, è stata un po' una tappa della sua vita, insomma, che lo ha un po' modificato. Ecco, in che modo generalmente è un eh, autore o un interprete che cambia la vita del fruitore dell'opera, dell'opera d'arte. Cioè, chi legge un libro, a volte eh, un libro gli cambia la vita, o anche un film cambia la vita a chi lo vede. In questo caso, invece, un attore che in qualche modo ha avuto, un, insomma, nell'interpretare un personaggio, eh, ha avuto qualcosa di cambiato. Bisognerebbe conoscere bene la figura di Antonio Russo per capire. Io ho trovato delle... Delle similitudini tra il mio carattere e il carattere di Antonio, e questo mi è servito a ridare il più possibile quello che volevo indietro su Antonio perché la mia preoccupazione maggiore era fare in modo che venisse fuori il suo animo. E quindi, nel momento in cui ho scoperto che c'era questa attinenza tra il mio modo di essere e il suo modo di essere sono riuscito a arrivare a poter dare lui indietro la sua immagine avendo una differenza somatica molto forte e facendo anche un lavoro per cercare di avvicinarmi ma senza voler diventare l'imitazione e soprattutto tirarne fuori il più possibile eh, quei, quei lati umani eh, che mi hanno fatto innamorare di, di, della figura di, di Antonio Russo, quindi quando lessi il film e scopri ancora di più il carattere vero perché poi il film Magari era più difficilmente comprensibile da leggere non conoscendo approfonditamente la figura umana di Antonio. Ecco quando eh, ho scoperto queste attinenze tra me e lui, io che in genere lavoro sulla differenza tra me e il personaggio, ho potuto invece mettere insieme le similitudini e anche quelle cose forse più oscure del mio, del mio carattere e anche quelle più criticate. Che io ho sempre ritenuto essere il, come dire, un, un plus del mio modo di essere, che molto spesso invece mi sono sentito accusato di, di essere i miei difetti, e allora attraverso lui ho ritrovato la convinzione che invece quel tipo di animo era un animo giusto, forte, indipendente, che andava eh, per la sua strada e, e con grande secondo me eh, parlando di Antonio con grande con grande schiettezza, grande nobiltà d'animo e grande generosità. Rapidamente volevo soltanto perché Gianmarco ha un appuntamento ovviamente per uno spettacolo e quindi ci lascerà presto, volevo soltanto sottolineare con lui un po' un filo eh, diciamo quasi ereditario di congiunzione tra il mondo radicale e questa famiglia Tognazzi. Eh, Tognazzi padre Ugo che insomma sappiamo un animo eh, illuminato, libertario e eh, sicuramente molto simile per tante vicende vicino a, anche politicamente ai radicali e oggi il figlio, oggi, insomma quando è stato per l'occasione di, di questo film incontra questo eh, personaggio, questo giornalista che non è soltanto un giornalista, è veramente un, un militante. Sì, ma il rapporto con, eh, è fatto di persone. Il rapporto che c'era tra Marco Pannella e Ugo era un rapporto che nasce già da. Da, dalla metà da, de, degli anni 70, dai primi anni 70, metà degli anni 70, dove Ugo, che non era uno politicamente schierato, però ha sempre eh, come dire, dichiarato di essere vicino al mondo eh, radicale per quelle che erano delle lotte di, di, di libertà legate eh, al, al divorzio, all'aborto, alla legalizzazione. Eh, del de, delle droghe leggere, eh, ma perché dietro c'era un, un pensiero che non era liberalizziamo unicamente per dare la possibilità diciamo, della fruizione libera, eh, perché dietro c'è un, un pensiero dove si pensa che magari il, il proibire qualche cosa. Mh, Crei soltanto un, un problema in più e che comunque il fenomeno si manifesta ugualmente in maniera nascosta, creando una serie di altre problematiche. Quindi è un, era una visione che, che lui aveva e, e, e che ha perseguito soprattutto incontrando, come io ho incontrato Antonio Russo, delle similitudini caratteriali di, di, o di, di idee liberali e liberiste, come, come diceva una volta eh, Marco, e, e quindi insomma la, siamo sempre stati vicino al mondo radicale, così come io ho avuto la fortuna e l'onore di essere eh, vicino a Emma Bonino in alcune circostanze e a Marco in altre. Perfetto, grazie, non ti, non ti tratteniamo in oltre.